Un saluto a tutti. Oggi vi voglio parlare della calcolatrice HP 15C Limited Edition. Questa calcolatrice è stata prodotta nell'anno 2011 per festeggiare i 30 anni della uscita della gamma Voyager di HP, composta dall'HP 10C, 11C, 12C e 16C. Questa calcolatrice, la versione Voyager, è stata realizzata tra l'82 e l'89. Vediamo ora il contenuto della confezione. Comprende la calcolatrice, la sua custodia, un CD contenente il manuale in PDF e un emulatore che si può utilizzare solamente su sistemi Windows, il supporto che contiene la calcolatrice, questa è la confezione esterna. Qui abbiamo la garanzia dell'HP e qui il manuale d'uso e istruzioni. Ritorniamo adesso sulla calcolatrice, che è appunto del 2000, acquistata nel 2013 più o meno, è ancora in ottimo stato di conservazione. Eccola qua nel suo spazio. Ecco, adesso vediamo in dettaglio la calcolatrice 15C. Qui la vediamo nella sua forma classica rettangolare, tipica della serie Voyager. L'accendiamo, si accende la calcolatrice e proviamo a fare una semplice operazione. Quindi 125 per 56. Risultato 7000. Ecco. Il visore è molto nitido, semplice. Qui vedete tutte le sue funzioni. Sul retro ci sono alcuni esempi di funzioni della calcolatrice, eventuali errori che può dare. Qui c'è il numero di serie della calcolatrice perché essendo una serie limitata. Qui abbiamo l'alloggio delle batterie che finalmente ha solamente due batterie e non tre come nella serie Voyager originale. Ora mettiamo a confronto la 15C con la sua antenata 11C. Questa è una bacchinetta, vedete, 11C si legge a malapena, ma è vissuta questa macchinetta. È stata acquistata a metà degli anni 80. È tuttora funzionante, ma vedete, poverina, ha la sua età. Qui sotto la 15C nel suo splendore, anche perché è stata usata poco. Qui adesso vediamo che funziona. Procediamo a fare una piccola operazione e come vedete dà il suo risultato. Adesso vediamo sul retro com'è la macchinetta. Eccola qua, vedete, abbastanza usurata. La differenza sostanziale è che la 11C usava tre batterie piccole, eccole qua, dall'alloggio, rispetto alla 15C che utilizza due batterie più grandi. Le dimensioni della macchinetta delle due è identica, sia come punto di dimensione che come peso. La differenza maggiore sta che nella 11C, pur essendo vecchia, ha i tasti molto più solidi rispetto alla 15C. Queste macchinette non sono più in commercio, ma si possono trovare usate su internet. Se qualcuno volesse acquistare una macchinetta con questo formato nuova, può rivolgersi alla Wismicros, di cui vi lascio il link, che produce tuttora macchine che sono dei cloni della HP e funzionanti e praticamente sono nuove rispetto a queste che vedete nel video.